Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi Inter Pescara 3-0, un'altra vittoria importantissima. All'interno di questo video trovate il minuto di silenzio osservato dalle due squadre e da tutto lo stadio, la consegna del mazzo di fiori di Zanetti a un Inter club che ha perso un socio nella tragedia dell'Abruzzo e ovviamente settimana prossima sapete la partita che ci sarà, ovvero Juventus-Inter, e la curva si preparava a insultare per bene gli juventini. Quindi adesso godetevi tutto il video, mi raccomando, e buona visione. Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci qua ancora una volta a San Siro. Oggi Inter Pescara, è sabato 28 gennaio, dai. Manca un'ora e 40, adesso entriamo, soliti video. Anche oggi serve la vittoria, la Lazio sta pareggiando, speriamo che a fine dei 90 minuti il risultato rimarrà uguale adesso, così almeno scavalchiamo anche la Lazio e ci portiamo alla quarta posizione. Poi domenica ci sarà la Juve e lì è una partita diverse da tutte, le sappiamo. Prima di entrare, clip dei pullman e poi dobbiamo sperare di andare a 7 vittorie di fine campionato e 9 o 10 in casa, non lo so neanche io. Comunque speriamo, dai. Inter Pescara, la gara è non facile, ma la nostra portata. Non ci sono ancora né Inter né Pescara per il riscaldamento, forse stanno entrando i portieri del Pescara. Sono le 19.53, manca meno di un'ora e speriamo di portare a cadere i punti. Lazio 0, Chievo 1, un'occasione in più. 3 punti, fondamentali. Dai. Ma i telecronisti sono lì in secondo, eh? Che lo hanno. Il nostro cuore nerazzurro è vicino agli amici abruzzesi, come dire bene, Baluardo Nerazzurri, i territori italiani coinvolti in questa difficile situazione. La formazione del Pescara con il numero 31 Bizzarri, con il numero 3 Diraghi, il numero 5 Bruno, il numero 7 Verre, il numero 8 Rosai, con il numero 9 Castanisse, con il numero 10 Danani, con il numero 11 Giampano, con il numero 15 Brecker, con il numero 35 con il numero 86 Stendardo, a disposizione con il numero 1 Fiorillo, con il numero 2 Crescenzi, con il numero 20 Cerri, con il numero 21 Pepe, numero 23
Manai. Ole! Con il numero 1, Salim! Manai! Con il numero 5, Roberto! Gagliardini! Con il numero 6, Joe! Mario! Con il numero 17, il Pitbull! Gary! Nadal! Con il numero 25, Joe! Miranda! Con il numero 33, con il numero 44, Ivan Perisic! Con il numero 55, Utah Nagatomo! Cazzo titolare! Con il numero 77, Marcelo Brozovic! Con il numero 87, Antonio D'Andrea! E con il numero 9, il capitano Mauro Icardi! Attenzione, va Paolo Carrizo con il numero 30, Marco Andreoli con il numero 2, Geoffrey Gandolfi con il numero 7, Rodrigo Palacio con il numero 8, Jonathan Viabini con il numero 11, Andrea Ranocchia con il numero 13, Ever Banega con il numero 19, Davide Santon con il numero 21, Sida Di Martinez con il numero 23, Jason Murillo con il numero 24, Gabriele Barbosa con il numero 96. Olè! E Andrea Pinapunti con il numero 99. Olè! Non c'è niente. Era la prima. L'allenatore? Mi si ricorda, si usa il palo con l'allenatore. L'allenatore non l'hai detto. L'hai dimenticato. No, ci ha fatto la maglia bianca. Quella classica, la prima. Non vivo senza Amala. Pazza intera male. Dai. Gol annullato al Pescara, incredibile Fabra di Andanovic. Tiro! Giovario, no! Mamma, stava segnando Giovario, incredibile. Pescara 0, gol di D'Ambrosio al 23esimo e al 43esimo Gio Mario. In realtà c'è Inter Pescara sempre 2-0 ovviamente e speriamo. Chi lo salta bianco nero?
Gabriel Barbosa ancora. Palla fuori, dentro, Gabriel Barbosa. Dai, ma fa culo. Ecco. Tutti che riprendono, dice che si batte e poi entrerà dopo. Entrerà dopo. Eccolo qua. Ecco qua. Esce Andrea. Entra Gabriel Barbosa. Partita discreta di Candreva. Un quarto d'ora per Gabriel Barbosa. Coppa Italia con la Lazio, noi ci saremo e poi Juventus. Dai, dai, speriamo in bene. Forza Inter sempre. M-I-L-A, N va a caga, E mi da, va a caga, E mi da, va a caga. Fino alla fine, Juventus merda. Era il nostro video di Inter Pescara, speriamo che vi sia piaciuto, se è così mettete like, commentate, condividete, passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione e ovviamente forza Inter!